Buongiorno ragazzi, oggi parleremo della Prima Guerra Mondiale, okay? Uno degli eventi più importanti della storia. Okay? Quando si parla di Prima Guerra Mondiale, la collochiamo temporalmente tra il 1914 e il 1918, con la chiusura definitiva nel 1919, con la conferenza di Parigi, dove poi si deciderà le sorti dei perdenti, insomma, e sarà la conferenza dove si riorganizzerà l'Europa post bellica. Ok? Innanzitutto andiamo a vedere quali furono le motivazioni che portarono allo scoppio del conflitto. Allora, se ricordate bene, abbiamo visto che era già diffuso, insomma, in tutti i paesi questo nazionalismo romantico, no? E quindi l'idea di avere una propria popolazione unite. No? Popolazione della stessa lingua, della stessa storia e che quindi avessero, diciamo, lo stesso passato culturale riunite sotto un unico governo. Questa idea di nazione nel tempo, e quindi questo concetto romantico, in realtà diventerà, si imporrà come un nazionalismo imperialista, cioè quindi con la volontà di ogni nazione di essere unita e compatta, ma anche superiore alle altre nazioni. E quindi l'idea di eccellere rispetto alle nazioni, diciamo, le altre nazioni europee, e quindi di affermare la propria supremazia. Questa tendenza è spinta primariamente dalla Germania, perché l'idea del Kaiser Guglielmo II è quello di rendere la Germania forte e di rendere una Germania, di portare la Germania, diciamo, ai fasti, diciamo, del primo impero e quindi appunto del Sacro Romano Impero, quindi ai tempi di Carlo Magno, tanto che lui fonderà con Bismarck il Secondo Reich, e cioè quindi il Secondo Impero. E l'idea è proprio quella di che l'impero tedesco, in quanto più forte, più capace, debba comunque dominare l'Europa. Questa tendenza piano piano, diciamo, influenzerà anche grazie allo scoppio della seconda rivoluzione industriale, che quindi spingerà i paesi all'industrializzazione, al miglioramento anche delle condizioni di vita ed economiche, e quindi anche a nuove scoperte, diciamo, scientifiche che verranno, diciamo, impiegati sia a livello della produzione industriale, in ambito siderurgico, metalmeccanico, eccetera, sia a livello proprio del miglioramento delle condizioni di vita. Si pensi alla rivoluzione che è stata l'energia elettrica piuttosto che il petrolio applicato sia all'industria, diciamo, metalmeccanica, siderurgica, estrattiva, okay? E poi tutte le varie tecnologie applicate all'economia, nonché all'industria bellica, che vede in questo periodo, nel periodo pre-bellico, una espansione esagerata. E questa industria di guerra, di fatto, perché tutte le nazioni tendono a rafforzarsi e quindi a creare, diciamo, uno stato forte e superiore anche rispetto agli altri in potenza, e quindi l'industria della guerra. Ovviamente la necessità a un certo punto di trovare il suo sfogo, perché si produce, si produce, si produce. Infatti, diciamo, la prima guerra mondiale vede per la prima volta l'impiego di aerei, di bombe, di carri, cosa che, insomma, se ci ricordiamo le ultime guerre viste finora, le guerre ottocentesche, erano ancora guerre a cavallo, dove ci si ritrovava diciamo, uno spazio determinato, e si scontravano, diciamo, gli addetti ai lavori, diciamo così, gli eserciti, no? Ecco, diciamo che la prima guerra mondiale cambia totalmente il volto della guerra. Sarà una totale rivoluzione dove gli stessi eserciti, diciamo, gli stessi addetti ai lavori, e sarebbero i soldati, non sono preparati, non hanno assolutamente idea della guerra che gli aspetterà, perché è una guerra con un impiego di tecnologie che hanno praticamente cambiato il volto, non solo alla società, ma alla guerra stessa, alle tattiche di guerra, alla modalità di guerra. Ok? Le altre motivazioni, che, e quindi diciamo,
anche una motivazione legata alla supremazia economica e politica delle nazioni e anche a, diciamo, l'industria bellica che le nazioni avevano sviluppato in questo momento. Un altro, diciamo, elemento fondamentale è che, come sapete, diciamo, dalla guerra, diciamo, oramai è quasi un ventennio, se non un trentennio, che non esistono conflitti veri e propri, ma che tutta la conflittualità di crescita fra vari stati era stata spostata proprio anche da Bismarck e quindi dalla Germania sul piano economico e l'attenzione appunto alla rivoluzione industriale. Questo però non ha eliminato le tensioni tra i paesi, le ha semplicemente dislocate queste tensioni sulla competitività economica, ma di fatto le tensioni di supremazia rimangono, ok? E si era anche già formato, diciamo, una politica così delle alleanze, no? Che vedeva schierata da una parte la Triplice Alleanza con il patto sottoscritto nel 1882, che vedeva insieme Germania, Austria e Italia, patto, tengo a precisare, siglato su basi difensive, cioè solo se uno di questi tre stati fosse stato aggredito da uno stato nemico, diciamo, gli altri stati potevano intervenire in difesa, ok? Quindi su basi difensive. Questo significa che se uno degli stati dichiarava guerra, gli altri non erano tenuti né a partecipare né a sostenerli, e anzi, se uno degli stati avesse dichiarato guerra senza aver messo a conoscenza gli altri, anche senza il permesso degli altri, lo Stato che rimaneva all'oscuro di questa dichiarazione di guerra cioè aveva diritto di chiedere un risarcimento, perché sarebbe stato messo rispetto agli altri paesi europei in una situazione ovviamente scomoda da gestire, e quindi poteva esigere un risarcimento sul fatto, insomma, che l'alleanza era andata in guerra senza averlo informato e senza averlo preventivamente ottenuto anche il consenso dello Stato, quindi su basi difensive. Dall'altra parte, posto questo blocco d'alleanza, appunto già dal 1882, con il crescente, diciamo, sviluppo dell'economia di potenza e di militarizzazione delle nazioni, dall'altra parte nel 1907 si forma la triplice intesa, formata da Inghilterra, Francia e Russia. Quindi ci sono già degli schieramenti, e delle alleanze all'interno dell'Europa, ok? Un altro elemento assolutamente importante che ha determinato, che ha portato allo scoppio della Prima Guerra Mondiale è la crisi dell'Impero Ottomano e quindi della penisola balcanica. Sapete che i Balcani sono una zona strategica oramai combattuta e, come dire, appetibile da secoli di storia per tutti. Il fatto che l'Impero Ottomano in questo momento abbia una crisi e quindi sia al suo interno politicamente più incapace di gestire la vastità territoriale ed è un impero oramai in decadenza, porta agli altri paesi ad avere la mira, diciamo, su questi possedimenti, ok? Soprattutto, diciamo, l'Austria, che appunto era l'impero austro-ungarico, che si espandeva fino all'Ungheria, l'idea di potersi ulteriormente espandere, mettere sotto il suo dominio anche paesi come la Serbia, la Bosnia, eccetera, era ovviamente una mira che l'impero austro-ungarico aveva. Dall'altra parte la Serbia era alleata della Russia e quindi sicuramente la Russia invece aveva tutta come dire, l'interesse affinché la Serbia non cadesse sotto l'impero. Quindi tutti questi territori che fino adesso sono gestiti dall'impero ottomano chiaramente diventano possibili preda degli altri stati europei, ok? La goccia che ovviamente fa traboccare il vaso, o come viene chiamato in termini tecnici casus belli, cioè
La goccia che veramente ha fatto esplodere poi il conflitto è stato l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo, che era l'erede al trono dell'impero austro-ungarico, il 28 giugno del 1914. Proprio in quella data, diciamo in quei giorni, l'erede al trono della casata d'Asburgo era in visita appunto sui territori dell'impero e mentre è lì in visita con la moglie Sofia, viene assassinato appunto a Sarajevo, che è la capitale appunto della Bosnia Erzegovina, e viene assassinato da uno studente serbo bosniaco di nome Gavrilo Princip, che era il membro di un'organizzazione nazionalista, cioè la Giovane Bosnia, che era legata in realtà al gruppo terroristico paramilitare La Mano Nera, che in realtà aveva molti sostenitori all'interno del governo attraverso insomma, gli ufficiali serbi e comunque anche all'interno del governo bosniaco e anche serbo. Perché che cosa rivendicavano? Rivendicavano l'annessione della Bosnia Erzegovina alla Serbia e quindi erano coloro che non volevano stare sotto l'impero austro-ungarico, che sappiamo che da sempre ha dovuto gestire le difficoltà all'interno del suo impero perché comprendeva etnie diverse, con diciamo tradizioni diverse, lingue diverse, e quindi l'Austria ha sempre un po' dovuto gestire queste problematiche sul suo territorio, anche con l'Italia del resto, no? Che voleva l'indipendenza dall'Austria e ancora abbiamo dei territori. A oggi, insomma, prima dello scoppio della guerra mondiale, avevamo dei territori che erano ancora sotto l'Austria, appunto. Quindi, questo attentato, che in realtà, appunto, diciamo, si è presa la colpa, appunto, questo Gavrilo Princip, ma che ovviamente da solo non avrebbe potuto farlo, e quindi aveva in realtà l'appoggio anche dei governi locali che volevano l'indipendenza. Ecco, questa diciamo attentato rompe gli equilibri che finora si erano tenuti e che diciamo erano stati come dire gestiti a livello economico, ok? Quindi questo equilibrio viene completamente rotto da questo attentato, tanto che Vienna lancerà il 23 luglio del 1914 un ultimatum alla Serbia ed è un ultimatum, si può dire, inaccettabile, nel senso che la pretesa dell'Austria è la resa totale della Serbia, la sottomissione completa all'impero austro-ungarico e l'annessione, diciamo, del territorio all'impero, ovviamente per quello che ha fatto, ed inevitabilmente non era per la Serbia accettabile. Quindi la Serbia rifiuta l'ultimatum e il 28 luglio del 1914 l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Fin qui, diciamo, tra virgolette, tutto bene, nel senso che si prospetta uno scontro tra Austria e Serbia, se non che in questa dichiarazione di guerra, in realtà l'Austria, prima di dichiarare guerra alla Serbia, ovviamente si confronta con il Kaiser Guglielmo II e chiede l'eventuale appoggio della Germania nel caso in cui la Russia si allei, cioè, e quindi entri in aiuto della Serbia, ok? Il Kaiser, cioè diciamo la Germania, non era tenuta a partecipare perché l'Austria ha dichiarato guerra, cioè voleva dichiarare guerra, in realtà era su basi difensive la triplice alleanza e volendo l'Austria poteva risolvere per vie diplomatiche la questione dell'attentato. In realtà vedono in questa scintilla l'opportunità di conquistarsi dei territori e la Germania, con le sue mire espansionistiche e la sua volontà di supremazia, vede
in questa possibile guerra l'opportunità di espandere i propri territori e quindi assicura al Kaiser Guglielmo II il suo appoggio. Tutto ciò, in tutto ciò l'Italia non è stata assolutamente contemplata, cioè quindi non ci è stato chiesto, non c'è stato, non siamo neanche stati informati, ecco, preventivamente di questa azione. Questa è poi una delle motivazioni che porterà l'Italia a decidere in modo diverso sulla questione della guerra. Infatti, l'Italia si al momento della dichiarazione di guerra si dichiarerà neutrale, per una serie di motivi. Uno, perché non essendo stata preventivamente informata, come in realtà prevedeva l'accordo su basi difensive, pensa che questo può essere un'occasione per trarne vantaggi sotto diversi aspetti. Uno, perché la neutralità avrebbe permesso all'Italia di continuare regolarmente a commerciare con gli altri paesi e non essendo uno stato di guerra, di poter continuare, no, a garantire una certa tranquillità economica al paese. Dall'altra, buona parte del popolo voleva preservare la pace, ok? E magari poteva essere anche l'occasione di ottenere diplomaticamente i territori irredenti, cioè quelli che ancora erano sotto il dominio dell'Austria. Di fatto, quindi, in Italia, alla dichiarazione di guerra, il popolo si trova spaccato in due, cioè tra i neutralisti, cioè coloro che non vogliono intervenire, vogliono rimanere neutrali, e invece chi vuole l'intervento, ecco, perché vede nella guerra la possibilità di riscatto per l'Italia e soprattutto la possibilità poi per l'Italia di partecipare alle trattative di spartizione dei territori e quindi averne poi anche un vantaggio politico, un'espansione territoriale. Tra i neutralisti abbiamo i socialisti, abbiamo i cattolici, ovviamente abbiamo i liberali di Giolitti, ok, che appunto spingono per la neutralità, mentre dall'altra parte ovviamente abbiamo gli irredentisti, cioè coloro che già avevano visto, volevano i territori irredenti, i nazionalisti e i repubblicani che invece volevano i rivoluzionari, insomma di sinistra, che vedevano nella guerra l'opportunità di espansione. Tra i sostenitori appunto dell'interventismo poi troveremo anche Gabriele D'Annunzio, no? Lo vedremo appunto per quello che riguarda l'annunzio, poi anche lui si arruolerà come volontario, no? E quindi poi parteciperà alla guerra come capitano d'aviazione. Allora, che cosa succede? Che il nostro governo, cioè quindi il presidente del Consiglio, che è Salandra, e il re, diciamo, decidono di ottenere, prima di aderire o meno, quindi sono neutrali, di ottenere per vie diplomatiche quelli che sono i territori irredenti, cioè Trento, Trieste, l'Istria, la Dalmazia, okay, il Tirolo meridionale, e proprio come, diciamo, come riparazione al fatto che non erano stati interpellati per la guerra e quindi teoricamente avendone diritto. L'Austria risponde molto male perché pur sapendo che l'accordo era su basi difensive e che comunque l'errore è stato fatto da Austria e Germania di non averci interpellato, ma vede questa richiesta dell'Italia come un tradimento, perché secondo l'Austria l'Italia avrebbe dovuto aderire come ha fatto la Germania. In realtà, ovviamente, Italia e Germania avevano due esigenze completamente diverse, due condizioni completamente diverse, per cui non è così che vanno le cose. L'Austria nega la cessa cioè di cedere questi territori e anzi, quindi si inaspriscono i rapporti fra le due nazioni, tanto che i nostri dirigenti e quindi il nostro governo decide di il re e il presidente del consiglio decidono di volare a Londra e di negoziare l'entrata in guerra con l'intesa. Per cui,
verrà siglato il 26 aprile del 1915 il patto di Londra, cioè l'Italia in cambio, in caso di vittoria, avrebbe ottenuto i famosi territori irredenti e una spartizione, e avrebbe partecipato alla spartizione di quelle che erano le colonie, poi eventualmente tedesche, e sui territori appunto austriaci, in cambio di allearsi, diciamo, con l'intesa piuttosto che con la triplice alleanza. Ok? Il patto viene sottoscritto e quindi l'Italia entra in guerra. E un anno dopo, il 24 maggio del 1915, a fianco della Triplice Intesa. Quindi a questo punto gli schieramenti sono i seguenti: ci sono gli imperi centrali, cioè Germania, Austria, Ungheria e l'impero ottomano, che ovviamente vuole saldi i propri territori, e dall'altra parte abbiamo Francia, Regno Unito, Italia e Russia. Ora, l'adesione, come ho già detto, della Germania è data appunto dal fatto di un'idea di espansione territoriale. E infatti, nella pianificazione degli attacchi di guerra, la Germania ha un ruolo, diciamo così, fondamentale. Tanto che l'obiettivo non è solamente attaccare la Serbia, no? Ma anche attaccare sul fronte occidentale. E quindi l'idea di fare una guerra lampo contro la Francia per evitare ovviamente che la Russia, poi armandosi ad est, sviluppasse, cioè facesse sì che nascesse un conflitto da affrontare su due fronti contemporaneamente. Quindi memore, diciamo così, di quello che era accaduto nella guerra franco-prussiana, che in pochissimo tempo i tedeschi erano riusciti a sconfiggere i francesi ad entrare in Parigi, Guglielmo II pensa di riuscire nello stesso modo velocemente a conquistare la Francia e quindi a fermare il primo, diciamo così, nemico, di renderlo, diciamo, inoffensivo per potersi poi concentrare a est. In realtà, per poter fare questa guerra lampo, cosa fa la Germania? Fa un'azione purtroppo un'azione che, diciamo, dal punto di vista militare non è proprio etica, eh? Cioè, quindi per arrivare prima, per diciamo bloccare prima la Francia, viola la neutralità del Belgio, e quindi passa dal Belgio perché la strada è più corta, e poi soprattutto i francesi non se l'aspettavano, essendo il Belgio dichiarato neutrale, si aspettavano l'attacco più dal nord, non certo, sì, diciamo più dal nord, non certo dalla parte del Belgio. Quindi lì il fronte è scoperto. In realtà, che cosa succede? Che i belgi, vistasi violare la neutralità, si alleeranno con la Francia e quindi gli eserciti si uniscono e formano, diciamo così, un fronte compatto contro la Germania. Tanto che il 6 settembre del 1914 viene combattuta la battaglia del fiume Marna, dove l'esercito tedesco subirà una battuta d'arresto importante, no? E proprio lì si creerà il primo fronte, diciamo la prima trincea, diciamo così, il primo blocco che la Germania non aveva previsto, ok? Perché pensava di sfondare a Occidente. In realtà trova il primo punto d'arresto. Diciamo, pochi giorni prima, cioè il 28 agosto del 1914, la Germania combatte contro la Russia in quella che è la battaglia di Tannenberg, e qui l'esercito tedesco riesce a fermare l'avanzata russa, però come vedete a questo punto stanno combattendo di fatto su due fronti, quello che la Germania non avrebbe voluto in realtà sta accadendo, quindi la battaglia è già
a est e a ovest. In più c'è anche il fronte, diciamo così, austriaco, quindi dove è la battaglia dei laghi Masuri, siamo in Ucraina, Polonia, in quelle parti lì, dove Vienna perde, e quindi dove l'Austria, diciamo così, subisce una sconfitta, ovviamente dai russi, e deve attestare anche lì il fronte. Quindi, in realtà, l'espansione degli imperi centrali viene bloccata dall'esercito dell'Intesa e si formerà, ci si stanzierà su queste posizioni acquisite. E quindi tra il 1915 e il 1916, diciamo così, la guerra non sarà più una guerra di azione, ma sarà una guerra di posizione e di logoramento, che poi verrà chiamata guerra di trincea, perché si lotterà nelle trincee e sarà una guerra terribile, perché dove moriranno milioni di soldati, perché sia perché le trincee erano molto vicine e quindi i fronti opposti avevano veramente una distanza ridicola, ok? Quindi bastava uno mettesse la testa fuori dalla trincea e veniva praticamente fucilato dalla parte opposta, e quindi ci si ammazzava per conquistare un metro, due, perché morivano milioni di soldati per acquistare un metro, due. Ma non solo, nelle trincee si viveva una condizione veramente disagiata, condizioni igieniche allucinanti, si conviveva con i morti dei propri compagni, ok? Gli approvvigionamenti erano sempre più difficili, quindi oltre che per le parlottole si moriranno per tutta una serie di malattie che i soldati contraggono proprio nella trincea stessa, o anche per gli stenti in cui sono costretti a vivere, ok? Quindi per uscire, cercare almeno di uscire da questa condizione di logoramento, Francia e Inghilterra decidono di fare un'azione di forza, cioè attuano quello che viene chiamato il blocco navale per indebolire la Germania e quindi impedire il rifornimento di materie prime, di beni alimentari a Berlino. La Germania, vedendosi così stretta, cosa fa? Incomincia a un raptus, quello che verrà chiamato il raptus tedesco, cioè inizia a affondare tutte le navi, cioè nel mare del nord, eccetera, tutte quelle navi che battevano bandiera straniera, quindi ad affondare tutte le navi nemiche. E per contrastare ovviamente questo blocco, caso vuole che in questo raptus verrà affondato anche Lusitania, che è un transatlantico in realtà che trasportava anche passeggeri statunitensi. È vero che si dice che Lusitania in realtà nelle stive trasportasse ovviamente materiale in aiuto dell'Intesa. E quindi materiale a supporto della guerra a favore dell'Intesa. Però è anche vero che quando viene affondato muoiono cittadini americani, e questo attiva l'attenzione ovviamente maggiore, ulteriore dell'America sul conflitto che per adesso si svolge in Europa, no? Ma chiaramente incomincia a mettere un occhio e incomincia a intervenire, diciamo, con soldati e soprattutto appunto con beni e materiali in favore dell'Intesa. Quindi diciamo che questa situazione diventa, diciamo, rende, incomincia, diciamo così, a cambiare l'aspetto della guerra. La vera svolta la avremo nel 1917, che è appunto chiamato l'anno della svolta, per vari motivi. L'anno della svolta, diciamo, in generale sulla guerra. Per l'Italia sarà l'anno horribilis, se si potrebbe dire, cioè l'anno peggiore, perché, diciamo, è
l'anno in cui, un anno drammaticissimo, in cui l'esercito italiano subirà delle perdite enormi, perché l'Austria rispetto agli italiani ha un atteggiamento veramente forte e agguerrito, siamo considerati dei traditori, quindi gli attacchi, e siamo ovviamente confinanti con il territorio austriaco, quindi noi abbiamo un fronte bello difficile, no? Da affrontare. Diciamo, la sconfitta peggiore che l'Italia ha, e l'esercito italiano, che è guidato appunto dall'allora generale Luigi Cadorna, subirà una sconfitta terribile a Caporetto, cioè il 24 ottobre del 1917, Caporetto, o dodicesima battaglia dell'Isonzo, detta così, il fronte in Slovenia crolla totalmente, cioè l'esercito italiano verrà brutalmente sconfitto dall'Austria. Ci saranno 400.000 morti, 300.000 sono i prigionieri, ci viene preso tutto l'armamentario bellico, quindi per noi è veramente una disfatta, appunto, verrà chiamata la disfatta di Caporetto, e tutt'oggi è rimasto nel modo di dire, quando una cosa veramente è terribile, o comunque una perdita tremenda, si dice ancora oggi è stata una Caporetto, no? Proprio per indicare proprio che una cosa peggiore non poteva esserci. Diciamo che dobbiamo ringraziare i famosi ragazzi del 1899, che pensate allora avevano appena 18 anni, perché il fronte riesce a reggere, non crolla totalmente, proprio grazie ai ragazzi del 1899, che riusciranno a fermare l'avanzata austriaca sulla battaglia del fiume Piave il 26-11 del 1917. E sono i ragazzi più giovani dell'esercito, e ovviamente Cadorna fu destituito, al posto suo venne eletto Diaz come nuovo generale dell'esercito, e quindi insomma dobbiamo ringraziare il sacrificio di questi ragazzi, perché il fronte resiste. Quindi diciamo, per l'Italia un anno difficile. Per il resto della guerra è la svolta, sia perché il 6 aprile del 1917 gli Stati Uniti decidono di entrare definitivamente in guerra. E sicuramente questo, diciamo, l'arsenale bellico americano, il supporto dell'intesa, farà la differenza per le sorti del primo conflitto. Ma l'altro evento importantissimo è l'uscita della Russia dal conflitto. Facendo una piccola premessa, sappiamo che nell'ottobre del 17 c'è la rivoluzione russa, e quindi c'è i bolscevichi guidati da Lenin ribaltano, cioè fanno un colpo di Stato, e quindi come dire, prendono il potere in Russia, destituendo lo zar, che poi verrà anche ucciso lui e tutta la sua famiglia, quindi i Romanov verranno sterminati, e Lenin crede che l'obiettivo della Russia in questo momento sia concentrarsi sulla Russia, cioè creare un governo stabile, portare la Russia a un livello di industrializzazione che hanno gli altri paesi e che lei non ha, e che quindi la guerra non fa bene alla Russia, anche perché ci sono già milioni di morti, e mentre la Russia ha bisogno di operai di braccio per poter realizzare il suo avanzamento. Quindi già dal momento in cui la Russia si rivolta, cioè quindi c'è la rivoluzione russa, e ovviamente anche per questo gli americani sono entrati in guerra, perché ventilando che in Russia probabilmente il potere sarebbe stato, come dire, lo zar avrebbe perso il potere in Russia, che quindi c'erano già una guerra civile, e che quindi sarebbe stato possibile che la Russia uscisse dal conflitto, se gli Stati Uniti non fossero entrati, capite bene che la Germania avrebbe trovato l'est
completamente libero, cioè non avendo la Russia come esercito per limitarla, e quindi avrebbe con molta probabilità più facilmente vinto la guerra. Quindi gli Stati Uniti sono costretti a entrare anche questo, perché poi questa intenzione di Lenin di uscire dalla guerra sarà siglata definitivamente il 3 marzo del 1918 con la pace di Brest-Litovsk. Questa è una pace, in realtà è una resa, perché la Russia si arrende alla Germania, infatti perderà un sacco di territori, perché perde la Polonia, perde la Finlandia, l'Ucraina, una parte dei paesi baltici, ma la Bielorussia, ok? Però ecco, diciamo che per Lenin questa era una perdita necessaria per potersi concentrare sulla creazione di una nazione forte. Ovviamente, trovandosi liberi ad est, Germania e Austria avrebbero potuto facilmente vincere la guerra se non fossero entrati in guerra gli Stati Uniti. A questo punto, l'entrata massiccia degli Stati Uniti inizia, fa sì che la Germania subisca tutta una serie di sconfitte importanti, soprattutto gli Stati Uniti difendevano i propri commerci sul mare, quindi avevano, dal punto di vista delle flotte navali, avevano quasi praticamente distrutto, quasi annientato la flotta tedesca. Allora la Germania, di fronte a queste sconfitte, il Kaiser Guglielmo II decide di arrendersi, e il 9 novembre del 1918 abdica, ok? Quindi sigla la resa e abdica, e tanto che verrà proclamata, appunto, viene firmato l'armistizio e verrà proclamata appunto la Repubblica di Weimar. Ugualmente l'Austria, che fu sconfitta appunto, subì sul fronte italiano una sconfitta dolorosissima nella battaglia di Vittorio Veneto, o terza battaglia del fiume Piave, il 24 ottobre del 1918, tra il 24 ottobre e il novembre del 1918, e così anche l'Austria firmerà l'armistizio di Villa Giusti e sancisce praticamente la fine dell'impero austro-ungarico. Ok? Anche qui l'imperatore abdica e viene proclamata la Repubblica e viene firmato l'armistizio. Quindi la prima guerra mondiale di fatto si conclude con la disfatta degli imperi centrali. Ovviamente ora c'è da risistemare un attimino la questione, cioè perché la guerra era stata una guerra pazzesca, questa è una guerra che aveva completamente cambiato la faccia dell'Europa, fu una guerra assolutamente diversa dalle precedenti, imprevedibile, che sconvolse e scioccò anche molti soldati, che quando tornarono dalla guerra non erano più gli stessi, ma fu una guerra che generò 8 milioni e 750 mila morti proprio per la tecnologia impiegata. Infatti fu chiamata la Grande Guerra. Fu la prima vera guerra di massa, cosa che non era, quindi una guerra totalmente differente da quelle che eravamo abituati precedentemente, e fu anche la prima guerra dove ci furono milioni di vittime civili, ok? Non solo appunto per gli attacchi, la morte proprio sul territorio, milioni di deportati, milioni di morti, eccetera, ma anche il genocidio degli armeni, no? In questo periodo, ad opera dell'impero ottomano, i maltrattamenti, non c'era più l'etica di guerra, cioè i prigionieri venivano uccisi, non c'era più come prima il fatto che il prigioniero poteva essere utilizzato, veniva trattato da prigioniero anche come eventuale merce di scambio. Quindi qui tutto ciò che era stata l'etica della guerra in precedenza non esisteva più, non è più esistita, ecco, diciamo, quindi un cambiamento totale.
Una guerra diversa anche per la tecnologia bellica impiegata. La prima guerra dove ci sono sottomarini, aeroplani, mitragliatrici, gas, insomma, ecco, siamo passati dal cavallo e la spada e qualche cannone e qualche garetta insomma, un armamentario bellico assolutamente totalmente diversa, ok? La prima guerra dove, diciamo, viene inserita la propaganda, dove la propaganda farà la differenza tra intervenire e non intervenire, dove si esaltano le azioni dei paesi, le azioni di guerra, insomma, dei vari paesi, quindi dove anche la propaganda incomincia ad avere un ruolo fondamentale. Quindi una guerra totalmente diversa, che aveva ovviamente colpito molto, non solo avuto costi molto alti, non solo dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista economico. Quindi chiedeva di una riorganizzazione post-bellica importante, no? Come oggi, in questo momento, in questo contesto storico piuttosto difficile, l'Europa deve organizzarsi per sistemare la questione economica, no? In questo momento storico di lockdown in cui siamo obbligati a causa di una guerra a questo punto che noi combattiamo contro un nemico invisibile, insomma, che è il coronavirus, ma di fatto che mette in ginocchio dal punto di vista economico i paesi e che cambierà sicuramente la storia e la faccia del mondo, non solo dell'Europa, perché di tutto il mondo in questo momento, no? Ecco, allora, come oggi, diciamo, i paesi sopravvissuti, vincitori da questo conflitto, si riunirono per risistemare la situazione post bellica. Ovviamente si apre questa conferenza di Parigi nel 1919, non furono ammesse le nazioni che avevano perso, diciamo, da questa conferenza di Parigi usciranno tre trattati fondamentali, avranno un'importanza storica enorme, soprattutto anche per le conseguenze storiche successive, cioè che porteranno poi in realtà le decisioni prese in questa conferenza e, diciamo così, i provvedimenti presi verso i paesi sconfitti genereranno tutte quelle tensioni che poi porteranno, vedremo, anche allo scoppio del secondo conflitto. Però, diciamo, il primo trattato importante che esce dalla conferenza di Parigi esce il 28 giugno del 1919 ed è il trattato di Versailles che riguarda appunto la Germania, praticamente tutta, diciamo, la colpa della guerra viene attribuita alla Germania, ovviamente, no? Perché se si fosse astenuta dal partecipare, ovviamente la guerra sarebbe rimasta all'interno della Serbia e dell'impero austro-ungarico. Invece la sua partecipazione massiccia, no? E anche la sua tattica militare ha allargato il conflitto a livello mondiale. Per cui, diciamo, e anche, insomma, perché la Francia, con una sorta di rivalsa per la perdita avuta nella guerra franco-prussiana, ovviamente chiederà la massima pena possibile applicabile alla Germania. E devo dire che quello che è stato imposto alla Germania come, diciamo, come punizione è stata abbastanza grossa, perché diciamo innanzitutto la Germania viene condannata a pagare un debito di guerra di 132 miliardi ed è un debito che di fatto avrebbe impedito alla Germania di, come dire, di una ripresa economica facile negli anni successivi. Poi gli era stato imposto il totale smantellamento dell'armamentario bellico e le colonie poi venivano spartite tra i vincitori. Quindi, diciamo, una condizione molto dura. Poi vedremo che in realtà non sarà applicata nella totalità, anzi la Germania, come dire, vedrà nei suoi confronti un atteggiamento molto collaborativo da parte degli altri paesi europei che
in realtà l'aiuteranno, non esigeranno totalmente i debiti e saranno disponibili nell'aiutarle nella ricostruzione. Disponibilità che oggi non vediamo molto, come dire, ripagata, ecco, nei nostri confronti, in questo momento dove noi avremo bisogno che invece paesi come la Germania e l'Olanda in questo momento fossero più disponibili e ci aiutassero. Ecco, invece la Germania poi vedremo che non diciamo quello che gli è stato diciamo attribuito come debito non verrà poi totalmente saldato, però insomma è una condizione piuttosto dura che genererà nella parte del popolo tedesco un sentimento di umiliazione e di rivalsa che poi prevarrà e porterà anche al secondo conflitto. L'altro trattato è il Trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919, riguarda l'Austria che praticamente perde tutti i territori, quasi tutti i territori, e viene ridotta allo stato di piccole dimensioni, più o meno come l'attuale. E poi abbiamo il Trattato di Sèvres del 10 agosto 1920, che riguarda appunto l'Impero Ottomano, e l'impero viene ridotto praticamente alla penisola anatolica, cioè l'attuale Turchia, e a Istanbul, mentre tutti i territori del Medio Oriente vengono affidati, vengono spartiti fra Francia e Inghilterra, che ovviamente poi ne trarranno tutti i vantaggi, perché sapete, quelli sono luoghi di giacimenti petroliferi e quindi ne prenderanno anche tutti i vantaggi economici del caso. Per paura che una nuova guerra come questa, che aveva sconvolto praticamente il mondo, potesse riaccadere, Wilson, che era appunto il presidente americano, chiese l'istituzione della Società delle Nazioni, che era un organismo che doveva salvaguardare la pace fra gli stati. E l'organizzazione aveva sede a Ginevra, perché la Svizzera, sapete, era un paese neutrale, e doveva evitare il ricorso, un futuro ricorso alle armi in caso di, diciamo, tensione fra gli stati. Ovviamente questa Società delle Nazioni nasce già con una pecca di fondo, perché l'organo proponente, che era l'America, di fatto non partecipò, cioè non faceva parte della Società delle Nazioni, quindi veniva a mancare in realtà quell'organo che poi, cioè quello Stato che doveva in realtà poi garantire, essere garante super partes degli equilibri. Quindi però diciamo venne comunque istituita. Gli imperi centrali sono caduti, quindi la carta diciamo mondiale europea, scusate, principalmente viene ridisegnata sul principio dell'autodeterminazione dei popoli, cioè secondo l'omogeneità di lingua e cultura. Quindi nascono o rinascono stati come la Polonia, come la Cecoslovacchia, Lettonia, Lituania, che riacquistano l'indipendenza dalla Russia, appunto, Finlandia, eccetera. L'Italia, che era entrata in guerra appunto con l'intesa, che cosa ottiene, no, in quanto parte vincitrice? Ottiene Trento, l'Alto Adige, Trieste e l'Istria, ma il patto di Londra non fu rispettato nella sua completezza, perché la Dalmazia non venne assegnata all'Italia, e quindi non fu inserita nella ripartizione, e soprattutto l'Italia non partecipò alla ripartizione delle colonie tedesche, come invece il patto prevedeva. Roma chiese anche la città di Fiume, perché era una città dove erano presenti molti italiani, ma gli fu negata, e quindi diciamo gli italiani, molti degli italiani, rispetto al sacrificio che era stato fatto anche di vite ed economiche, videro in questa, come dire, in questa decisione un'ingiustizia,
questa decisione dell'intesa un'ingiustizia. Infatti, gli italiani molti parleranno di vittoria mutilata, perché l'Italia in realtà non venne ripagata totalmente delle sofferenze che gli aveva portato appunto la guerra. E un fautore appunto di questa vittoria mutilata fu proprio Gabriele D'Annunzio, che diciamo, non contento della decisione che venne presa, tra le altre cose rischiò anche un incidente diplomatico, perché il 12 settembre del 1919, a capo di 9.000 legionari, lui parte alla conquista della città di Fiume, e la presiederà, cioè la conquisterà e la terrà sotto assedio militare fino al 1920, quando poi Giolitti inviò l'esercito italiano per poterlo scacciare, anche perché si rischiava l'incidente diplomatico con le altre nazioni. Però ecco, l'idea era quella di riconquistarsi Fiume con la forza. In realtà poi diciamo, l'Italia si schierò, diciamo, per non avere un incidente diplomatico, si schierò dalla parte insomma, delle decisioni della conferenza di Parigi, e quindi Fiume ritornò, diciamo, ai fiumani, ecco, così, e D'Annunzio fu costretto a ritornare a mani vuote, e poi, come vedremo, poi verrà relegato a Villa Gardone, eccetera, gli perderà un pochettino la sua importanza, soprattutto dal punto di vista militare, come leader, diciamo così, politico. Direi di finire qui. Ci vediamo la prossima volta con un'altra lezione. Arrivederci.